Maggioranza non siamo andati mai sotto neanche di un ordine del giorno. Non tutti i partiti sono affidabili anche nel centrodestra come lo è stata la Lega in questi 5 anni, e quindi dobbiamo evitare anche che ci siano, come posso dire, personaggi più o meno stravaganti che in questo momento, siccome si sa che magari Totti vince, arrivano all'ultimo momento, entrano alla lista in qualche partito stravagante della coalizione e poi ci ritroviamo in consiglio regionale che il giorno dopo ci ricattano e ci dicono: ah, scusate, se non fate così noi vi mandiamo sotto, se non aiutate quell'altro noi... Allora, noi vogliamo lavorare per il bene di tutti i cittadini liguri senza nessun condizionamento. Per poterlo fare vi chiediamo la stessa cosa di 5 anni fa, quindi la fiducia, se ritenete che la meritiamo e che abbiamo lavorato bene, per cui chiediamo di votare la Lega, di mettere la croce sul simbolo, poi dare una preferenza al candidato che preferite del territorio, li avete qua, non li devo presentare io perché li conoscete benissimo, però è fondamentale, anche perché la Lega forte in Liguria, queste regionali, in Liguria poi Matteo sarà in tutte le altre regioni che vanno al voto, un'agenda particolarmente complicata in queste settimane, vuole anche dire dare uno schiaffone all'attuale governo. Perché se voi leggete i giornali, noi in questo momento stiamo litigando, il partito è nello sfascio totale, siamo nella disperazione. Noi non siamo stati mai così bene con un leader che quando lo chiamiamo viene, che va in tutti i territori e che si sacrifica ogni singolo giorno. E che non solo, ma per mantenere i propri impegni, lo dicevo oggi in piazza, avrà un processo, non perché ha fatto una cosa sbagliata, ma perché ha fatto quello che ha detto. E questa è una cosa più assurda, che in un paese si vada a indagare e poi processare un ministro degli interni che ha detto: io difendo il mio paese, e allora i giudici lo processano. Questo credo che sia una cosa inaccettabile in democrazia, e credo che dare un voto alla Lega in questo momento vuol dire dare anche un po' più forza a lui di continuare a mantenere in questo paese almeno una forza politica che stia dalla parte dei cittadini e dalla parte del buon senso. Queste sono le cose che vi chiediamo, non ve lo chiediamo solo per la regione Liguria, ve lo chiediamo per tutta l'Italia, perché qua si vota, dalle altre parti non ci fanno votare, e quindi col nostro voto possiamo aiutare, come l'abbiamo fatto 5 anni fa, perché 5 anni vorrei dire che dalla Liguria, che a parte io e Matteo, che riteneva che si potesse vincere la Liguria, nessuno pensava che si vincesse la Liguria. Invece dalla vittoria in Liguria, grazie ai Liguri, è partita un'ondata che poi ha consentito alla Lega di crescere a livello nazionale e arrivare anche per un certo periodo al governo. Ecco, quello che noi dobbiamo fare è che quest'ondata riparta nuovamente dalla Liguria con queste regionali e travolga finalmente questo governo fatto di gente che tutte le volte perde le elezioni, ma poi sotto banco a Roma si mette d'accordo con i poteri forti e torna a governare. Noi questa gente qua la dobbiamo mandare a casa una volta per tutte. In Liguria ci riprendiamo la regione, ma diamo un segnale a livello nazionale come Lega, che non solo noi giornali a questo punto non li leggiamo neanche più, perché ci sono scritte delle robe senza senso, ci vogliono insegnare a vivere o a fare le cose, ci vogliono dire che è un bene impedirci di lavorare. Noi vogliamo tornare a avere la nostra libertà, la libertà si esprime col voto, e con questo voto noi li cacciamo e diamo forza a questa persona a cui adesso passo il microfono di poter andare avanti e di riportare finalmente questo paese nelle condizioni di essere una grande nazione, perché è il paese più bello del mondo, dove si mangia meglio, dove si fanno le cose migliori. Noi vogliamo solo avere la libertà di poter tornare a far crescere questo paese, a poterci lavorare e costruire qua il futuro dei nostri figli. Grazie a tutti, viva la Liguria, viva la Lega, viva Matteo Salvini. Grazie a tutti, grazie a Stefania, grazie a Edo, grazie a chi ci ha ospitato, sarò breve anche perché sono cotto e domani cominciamo la mattina presto a Sarzana, mi sembra di aver capito, poi vado a Rosignano Marittima,
a Cecina, Campiglia e etc. Domani Toscana, poi dopodomani ancora Toscana, poi Romagna e Emilia, sabato Marche, domenica Puglia, lunedì Calabria, martedì e mercoledì Campania, giovedì Lazio, venerdì Toscana e poi, se il buon Dio ci dà la salute, ci rivediamo ancora in Liguria e ricominciamo. Due o tre riflessioni al volo. È un momento unico, perché questi qua col virus ci guadagnano. C'è qualcuno che ci guadagna economicamente, c'è qualcuno che ci guadagna politicamente. Stanno facendo un'operazione di terrorismo e di delinquenza che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Perché ne parlavo prima anche con Toti, un conto era l'emergenza di marzo che tutti abbiamo sofferto, adesso mi raccontava di un contagiato, un ricoverato in terapia intensiva in Liguria, quindi ditemi voi dove sta l'emergenza. Evidentemente a qualcuno fa comodo provare a tenere chiusi, rinchiusi, preoccupati e terrorizzati gli italiani, non possiamo permetterlo. Nonostante la chiusura, mi diceva prima un signore, ma domani ci sono 5 milioni di italiani che pagano le tasse come se nulla fosse. Domani artigiani, partite IVA, imprenditori, lavoratori autonomi pagano tutti gli IMSS, contributi, IVA, ecco, uno, ce ne saranno anche qua, uno lì, uno lì, uno lì, uno lì. Ditemi se è normale aver avuto chiuso per legge l'attività per mesi e poi arrivare al 20 di agosto a chiedere i soldi agli italiani. Non è possibile. Scuola, oggi leggevo che pare che mettano la mascherina obbligatoria anche ai bimbi di 6 anni. E io, mia figlia di 7 anni, mascherata col plexiglass e i banchi con le rotelle, a scuola non ce la mando, perché i bambini vanno rispettati, non vanno imbottigliati o imbavagliati o impacchettati. E via così. Vi chiedo, avete un mese a disposizione, oggi cos'è, il 19? Quindi si vota il 20 e 21. Quindi avete 31 giorni, cosa potete fare? Siete in tanti. Oggi abbiamo incontrato centinaia, migliaia di persone. Chiedo a ciascuno di voi, ma proprio di darsi degli obiettivi come si fa quando si fa il piano bilancio aziendale. Ogni giorno almeno due indecisi da svegliare, perché fuori da questo ristorante c'è un popolo che è in spiaggia a Levanto, che è in vacanza, che va, che si incazza, che però il 20 o il 21 dice: ma tanto in Liguria Vince Totti non serve, tanto in Liguria la Lega è forte non serve, tanto il mio voto non fa la differenza. Io ho bisogno che voi da qui al 20 settembre siate portatori del messaggio che ogni donna e ogni uomo può fare la differenza, non solo per Spezia, ma lo diceva Edoardo, si vota in Liguria, si vota in Veneto, si vota in Valle d'Aosta, si vota in Toscana, nelle Marche, in Puglia e in Campania. Si vota in 7 regioni, partiamo da 5 a 2 per gli altri, perché in questo momento ad oggi governano 5 regioni, quelle di sinistra, e noi ne governiamo solo 2. Quindi non abbiamo solo il dovere di recuperare Liguria e Veneto, che, lo dico con tutta la scaramanzia possibile, sono state ben amministrate, quindi verranno rivinte. La partita cambia se a queste due aggiungiamo magari una Val d'Aosta, le Marche, la Puglia, perché no la Toscana, e poi non poniamo limiti alla provvidenza anche per la Campania. Però è importante non solo quanto si vince, ma come si vince. Quindi io ci metto l'anima, ci metto la voce, ci metto il fisico, ci metto i processi e quello che volete voi. Se usciamo da questa campagna elettorale con la Lega, primo partito in Liguria, primo partito in Val d'Aosta, primo partito in Veneto, primo partito in Toscana, primo partito nelle Marche, e ce la giochiamo anche in Puglia e in Campania, il 22 settembre cambia il mondo, non solo a Spezia ma anche a Roma. E siccome tutti mi chiedono quand'è che mandi a casa Conte, Renzi e Di Maio, col vostro voto li possiamo mandare a casa, dipende da voi. Però ce la fate a recuperare due liguri al giorno? È perché poi uno in edicola, in posta, in panetteria, in farmacia, in spiaggia, a messa, al campo di calcio, due di quelli che tanto non cambia il mio voto, no,
Questi stanno provando a rubarci la democrazia. Si legge sui giornali che stanno anche pensando di rinviare le stesse elezioni, perché siccome hanno capito che perdono, il virus, cioè chiudono le discoteche e fanno sbarcare migliaia di clandestini. Cioè chiudono le discoteche e non chiudono i porti. Quindi, però il tempo è galantuomo, tutti pagheranno per quello che hanno fatto o non hanno fatto. Edoardo parlava del processo, sì, è il 3 ottobre, mancano 45 giorni, quest'anno non si può fare Pontida. Io sono convinto di una cosa, siccome si vincerà in tante regioni, noi quest'anno non facciamo Pontida perché le distanze, le mascherine, i Fantastici 4, Batman, Superman, quindi ci arrestano tutti quanti, figurati. Però il 3 ottobre non è troppo in là e potremmo fare la Pontida di quest'anno, la facciamo a Catania fuori dal tribunale, facciamo una grande festa, vi aspetto a festeggiare la vittoria della Liguria a Catania. Non so in barca quanto ci si mette la Spezia a Catania, un po' lunga, però se la prendi dritta ci arrivi. Però io sto pensando di trasformare quello che è un processo politico, una giornata di attacco, di tristezza, in una settimana di festa. Dove portare a Catania dibattiti, convegni, concerti, iniziative, confronti culturali, presentazione di libri, nel nome delle libertà. Perché i soldi oggi ci sono, domani non ci sono, il lavoro oggi c'è, domani torna. Due cose dipendono da noi e dal buon Dio, la salute e la libertà. Perché quando ti tolgono la libertà non la compri, puoi essere miliardario, ma senza libertà non vai da nessuna parte. E questi ci stanno rubando, al di là del lavoro, della legge Fornero, delle tasse, della burocrazia, sta provando a rubarci pezzetti di libertà. Però quando ti portano via mattoncino e stanno provando ad abituarci, a sottrarci pezzi di libertà quotidianamente, e vorrebbero che noi li ringraziassimo. Cioè, se ci fate caso, ti chiudo il negozio, ti boicotto, ti distruggo, ti stronco di tasse e burocrazia, però visto che forse a fine mese ti do 500 euro di bonus, mi devi pure dire grazie. E questo te lo dice il TG1, il TG3, il TG43, il Secolo, il Corriere, la Repubblica. Cioè vorrebbero abituarci a essere servi, pure felici di essere servi. Mentre io in Liguria anche oggi, quando ho incontrato i viticoltori che si arrampicano sulle montagne e sulle schiene delle Cinque Terre a coltivare posti che se ci metti lì un tedesco non riesce neanche a capire da che parte si sale e da che parte si scende. Quindi che siamo noi a dover andare a lezioni dai tedeschi mi fa anche girare le palle, perché siamo noi a insegnare al resto del mondo come si lavora, semmai. Metti, c'è la barzelletta di quando eravamo bambini, metti un tedesco, un francese, un belga su quelle montagne lì, voglio vedere se tirano fuori un acino d'uva. Secondo me no. Quindi è questo, noi la libertà la dobbiamo difendere a spada tratta, ma la libertà vuol dire anche che in Parlamento stanno portando la legge, loro la dicono contro l'omofobia, è una cazzata, perché ognuno è libero di amare chi vuole, far l'amore con chi vuole, però questi vorrebbero rendere illecito difendere il diritto di un bimbo ad avere una mamma e un papà e a nascere dove ci sono una mamma e un papà, perché il buon Dio, la storia e la natura hanno deciso che un bimbo viene al mondo se un uomo e una donna si mettono d'accordo per mettere al mondo un bimbo. Non è discriminazione. Questi vogliono far passare per futuro quello che è bestialità e regresso e follia, perché gli adulti sono liberi di amarsi come vogliono e dove vogliono, ma non possono sfogare sui bimbi il loro egoismo, perché i bimbi meritano serenità. Certo. Poi ci sono anche dei delinquenti, leggevo oggi di quel bimbo che è stato ammazzato di botte in Sicilia, lì però i giornali scrivono la madre, il compagno, lì non è una madre. Un uomo, uno che ammazza un bimbo di 18 mesi a botte non è né un uomo, né una donna, né una mamma, sono dei vermi che non meritano di vivere, perché uno che fa una roba del genere non merita di stare a mare, detto molto cristianamente. Quindi in bocca al lupo, conto che da qui al 20-21 settembre, poi il 21 settembre pure San Matteo, il mio onomastico, quindi è il miglior modo di festeggiare. Vi lascio in mano Spezia e la Liguria per questi 30 giorni, io ritornerò il primo settembre, sono ancora in Liguria, magari vado
dall'altra parte, poi tornerò prima del 20 un'altra volta in Liguria, però conto su di voi. So che per Spezia poi domani calcisticamente la giornata, non dico nulla, se no mi indagano anche per scommesse sportive. In bocca al lupo, io devo dire che, lo diceva Edo, 5 anni fa in pochi credevamo che si sarebbe potuto vincere da queste parti, però volere è potere. Ma se torno indietro ancora con la memoria, magari qualcuno se lo ricorda, quando ancora andavamo a San Fruttuoso a visitare il Cristo degli Abissi con Ravera e con pochi altri, ne abbiamo fatta di strada, ne è passato di tempo da quegli anni, però io sono convinto che il bello debba ancora venire. Siete stati al governo, abbiamo smontato la legge Fornero, abbiamo provato un pezzo di flat tax, abbiamo bloccato gli sbarchi, gli italiani ci sono riconoscenti, però il bello deve ancora venire e dipende dai mattoncini che ciascuno di voi quotidianamente ci mette. Anche il singolo voto in Val di Vara, a Manarola, in periferia Spezia può fare la differenza, perché stavolta non è questione di elezioni regionali, vero? Molto probabilmente Toti vince e la Lega vince, però questa volta il voto vale doppio. Perché siccome lo vogliono rubare a tutti gli italiani, chi ce l'ha lo usi due volte. Quindi il voto dei Liguri stavolta vale anche per noi milanesi che ad esempio non abbiamo questa fortuna e questo privilegio, perché ormai per qualcuno votare è un privilegio che va concesso con il contagocce e se i virologi o i comitati tecnici scientifici lo consentono. Quindi in bocca al lupo e andiamo non a vincere, a stravincere in Liguria. Viva Spezia, viva la Liguria e viva tutti voi. E adesso a tutti. Grazie a tutti.